illuminato e Augustin son quici, che fuor dei primi scalzi poverelli, che nel capestro a Dio si fero amici. Così Dante, nella Divina Commedia, nomina frate illuminato, feudatario di Rocca Acarina e creatore del convento di Santa Maria del Caso. Accarino fu tra i più fedeli seguaci del santo di Assisi. Accompagnò Francesco anche in Terra Santa. È esplicitamente menzionato anche da Dante nella Divina Commedia, nel canto XII del Paradiso. Salve a tutti ragazzi. Oggi siamo alla ricerca della Rocca Accarina, questo castello sperduto tra i boschi di Castel di Lago e Torre Orsina. Siamo all'altezza di Colle Statte, quindi molto vicino alla cascata delle Marmore, e in questi boschi sorgeva questo antico castello. Questo antico castello, cui il proprietario era della famiglia degli Arroni, e questo tizio si chiamava proprio Accarino. E attraverso qualche testo storico abbiamo scoperto che questo personaggio, Accarino, ebbe una conoscenza con Francesco d'Assisi durante i suoi primi peregrinaggi. Quindi adesso non ci resta che prendere lo zaino e andare nel bosco a cercare questo reperto. Antico castello, originariamente chiamato Rocca Roccaria, posto tra la cascata delle Marmore e Castel di Lago, su un poggio sulla riva sinistra del fiume Nera, di fronte a Colle Statte. Feudo degli Arroni, all'inizio del XIII secolo è governato dal nobile Accarino II, che conosce San Francesco durante uno dei suoi primi pellegrinaggi in questi territori tra il 1208 e il 1210. Convertito dalla predicazione del santo, Accarino diventa frate illuminato dell'Arce, lasciando i suoi averi e diritti feudali al figlio Enrico e al fratello Ottonello. Pare che proprio in questo castello incontrò San Francesco e decise di seguirlo lasciando tutti i suoi beni, diventando così il principale seguace del santo. Frate illuminato, spesso confuso con frate illuminato d'Arieti, viene menzionato non solo nella Divina Commedia, ma anche in una lettera del 1246 conosciuta come Lettera di Greccio, nella quale viene specificata la sua origine ed il suo nome per esteso, ovvero frate illuminato dell'Arce. Allora, ragazzi, adesso faremo vedere che questo tipo di fortificazione è stata costruita proprio a ridosso di questo ammasso di roccia calcarea. Quindi i nostri antenati umbri hanno utilizzato la natura e l'hanno adattata per il loro scopo. E qui si vede bene come l'hanno fatto. Ragazzi, sappiamo che i muratori da tutte quante le epoche nascondevano nelle loro opere murarie delle monete per buon auspicio, per incrementare futuri e prossimi lavori. Quindi qui abbiamo tutte le buche dei travi dei solai, e se siamo fortunati forse possiamo trovare
E eccola, eccola ragazzi, possiamo trovare qualcosa, eccola, possiamo trovare qualcosa di medioevale. Non so se si riesce a vedere bene, ma questa è una monetina di qualche muratore che l'ha lasciata qua. Si può vedere che dalla croce sono monete del periodo medioevale, quindi diciamo che il suo buon auspicio è stato un nostro buon auspicio. Allora, siamo all'interno di questa piccola cisterna che all'inizio pensavamo che era stata intonacata, invece adesso siamo al suo interno, si capisce bene che in realtà è stata scavata e ricavata dalla roccia, almeno la parte, questa qui dove sono appoggiato io, quest'altra parte di qua forse è in muratura con un leggero intonaco. Le dimensioni della cisterna e di questo piccolo insediamento abbiamo capito che è impossibile, che questa era una rocca di fortificazione, un castello di città, diciamo, sicuramente era qualcosa che legava più la sua storia alla sicurezza, alla difesa, a una torre d'osservazione, a qualcosa che stava, a un possedimento, come è partita la nostra indagine, da questo possedimento di Accarino. E qui siamo riusciti a capire che questo personaggio è stato uno dei più grandi esponenti del francescanesimo, tanto che dopo la conversione l'ha accompagnato anche in Terra Santa. È per questo che poi venne citato nella Divina Commedia da Dante e venne citato questo castello, perché sicuramente qui Accarino e San Francesco si conobbero e da qui partì tutta questa storia. Quindi diciamo che per oggi la nostra esplorazione finisce qui e ci vediamo alla prossima.